Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 23 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, il mese di agosto che sta galoppando verso la fine rappresenta per voi una pausa di riflessione, il che però non significa che dobbiate stare necessariamente fermi ad aspettare chissà cosa. State studiando il modo migliore per superare le difficoltà nate negli ultimi mesi e, nonostante qualche intoppo, non mancheranno riconferme per il lavoro. Godete di uno stato di salute molto tonico e scattante. Ancora un'altra giornata con il sole, vostro signore ideale, presente in Leone, a donarvi espansività, un bel tono vitale, un felice calore umano, tutti doni che mettete a disposizione dei vostri cari, in special modo della famiglia. La stella del nostro sistema detto appunto solare vi infonde una forza rigenerante e vivificante in special modo se siete nati nell'ultima decade dell'Ariete. Luna taciturna, segreta, intrigono a Saturno che dalla vostra dodicesima casa chiude ermeticamente la porta blindata delle vostre emozioni, obbligato da Marte stacanovista che, dopo avervi riportato al lavoro, vi impone di far mente locale sul qui ed ora, accantonando tutti i bi e i ricordi, i flash romantici delle vacanze appena concluse. Eppure davanti quelli che vi guardano sono gli occhi dell'amore, chiari e trasparenti, come quelli della Dea Venere in trigono al vostro segno. Per amore state spendendo parecchio, non solo denaro in doni e serate costose, soprattutto tempo ed energia che dovreste invece devolvere a qualcosa di più costruttivo, soprattutto nell'immediato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Toro. Cari Toro, per qualche ora sarete ancora un po' sottotono, c'è qualcosa che non va e siete condizionati dallo stress. Questo discorso riguarda specialmente chi deve riorganizzare le finanze. Magari le entrate sono diminuite o ci sono state troppe spese. La vostra eccezionale energia psicofisica vi verrà in soccorso oggi, consentendovi di aggiustare ogni impegno sorga, con grande rapidità. Urano, dio dell'efficienza e espressione dei tempi veloci, transitando in congiunzione nel vostro segno, vi guarda benevolo e vi sostiene in special modo se nati della terza decade. E un nuovo giorno vi vede in azione già dalle prime ore del mattino, a provvedere a tutte le incombenze quotidiane e familiari, che, quest'oggi, non saranno di certo poche. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 6. Gemelli. Cari Gemelli, stelle interessanti per i nati sotto questo segno. La fase di recupero prosegue e ne beneficeranno soprattutto coloro che hanno un'attività in proprio. In queste giornate di agosto potrete anche riavvicinarvi ai sentimenti, soprattutto se di recente c'è stato un allontanamento, da parte vostra o del partner è indifferente. La vostra buona volontà e l'ottimismo avrà oggi sempre partita vinta. Mai come adesso, insomma, può valere per voi il detto, cuor contento, il cielo aiuta. Il cielo odierno vi vede in un'ottima condizione psicofisica. Venere è in Leone, in splendido aspetto per il vostro segno e specie se siete nati nella seconda decade, favorisce in voi una bella allegria combinato con una volontà di intraprendere azioni volte a migliorare considerevolmente la vostra vita. In famiglia siete l'anima delle proposte e delle iniziative che vi si svolgono. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 6, finanze, 7, benessere, 5. Cancro. Cari Cancro, vi sentite frastornati in questa giornata di, quasi, fine agosto, c'è ancora un po' di agitazione a causa di ciò che è successo tra sabato e domenica. Siete ancora turbati. Mettetevi tutto alle spalle e guardate avanti con fiducia e ottimismo. Pianeti in segni di terra vi impongono ordine e disciplina, mentre, come tutti sappiamo, il vostro temperamento è da sempre caotico e tendente a non lasciarsi inquadrare negli schemi. Un lucido compromesso ve lo suggerisce Mercurio,
che, dal razionale segno della Vergine e vi invia suggerimenti di sano buon senso, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. E questo nuovo giorno d'agosto vi vede in fibrillazione per varie incombenze, impegni, situazioni familiari da gestire con tutto il vostro rigore, ma senza scordare anche un tocco di fantasia. Luna acquatica in Scorpione, simultaneamente in Trigono al vostro segno e a Saturno e Nettuno abbracciati in Pesci. Magnifico triangolo dunque, surriscaldato purtroppo da Marte che a questo due si oppone con la fiammella di una caldaia perennemente accesa, piacevolissima in inverno, ma in agosto col caldo che fa. Decisamente non siete ancora in vena di bagni termali, a quelli casomai penserete questo autunno. Favorevolissimo invece il sestile di Giove che si oppone alla bianca signora ma non fa male né a lei, né a voi. Anche Venere in seconda casa vi sorride annunciando favori tra voi e gli amici, dare e avere si interscambiano di continuo, ma senza creare problemi ad alcuno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 9, finanze, 10, benessere, 9. Leone. Cari Leone, siete nervosi e agitati ma occorre mettere da parte queste sensazioni almeno fino a metà settimana. C'è il forte rischio che veniate condizionati da provocazioni, responsabilità o ansia per scelte future da prendere. Visto che vi piace mettere alla prova le persone, per capire quanto siano affezionate a voi, il consiglio è di aspettare fino al 24 prima di sollevare polveroni. Una forma fisica eccellente in questa giornata di agosto vi accompagna. E, se ancora vi trovate in vacanza sulle rive del Mediterraneo o in montagna, avrete modo di provarvi nei vostri tipici sport, la bicicletta, la corsa, il ritemprante nuoto. Venere nel Leone vi porta gioia di vivere e fa innalzare il livello degli entusiasmi, in voi sempre così caldi e genuini. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 5, benessere, 6. Vergine. Cari Vergine, vi attendono giornate di fine agosto interessanti in cui poter adottare una strategia vincente, tra marzo e aprile eravate scontenti o spaesati, ora avete imparato dagli errori e capito che non dovete reagire in maniera eccessiva. Lasciate che le cose accadano per poi valutare in seguito cosa sia importante fare. È Mercurio ospitato nel vostro segno a infondervi un animo sereno e emotivamente stabile. In famiglia sarete molto abili nell'appianare una controversia che si è venuta a creare tra i componenti del vostro habitat. Sempre Mercurio, pianeta dell'intelligenza, vi assiste nel riuscire a dialogare con profondità affettiva e insieme rigore logico, con i vostri figli, specie se siete nati nella terza decade. E la configurazione celeste appare abbastanza promettente per voi Vergine quest'oggi. Pagellina del giorno. Sentimenti. 5, attività, 4, finanze, 7, benessere, 5. Bilancia. Cari Bilancia, chi ha un'attività che funziona bene potrebbe pensare anche ad allargarsi. Attenzione però, fatevi prima due conti per vedere se è un progetto fattibile. Non giocate d'azzardo. Ad aiutarvi ci penseranno l'influenza delle stelle, soprattutto Venere favorevole, e il grande fascino di cui siete dotati. Coraggio. Venere, la vostra madrina ideale, si trova in posizione benefica da Leone e vi sollecita a tirar fuori le vostre doti diplomatiche. In famiglia vi è la necessità di appianare una divergenza del delicato rapporto tra genitori e figli oppure tra fratelli e sorelle. L'aria un po' di fine vacanza produce un calo del tono e dell'umore. La luna passata in Scorpione, segno tecnicamente amico sulla ruota dello zodiaco alla Bilancia, rinforza una sensazione di lieve stanchezza, specie se siete nati in settembre. Niente di grave, ma l'approssimarsi degli impegni d'autunno potrebbe farvi risentire il richiamo alle incombenze quotidiane, al disbrigo degli affari correnti cui sarete presto chiamati. L'amica del giorno, come spesso accade in questo momento, è la bella Venere. Il vostro astro guida in sestile e se, sospinti dall'opposizione Luna-Giove, andate a fare compere, sarà lei a darvi buoni consigli, come consulente in fatto di acquisti è la numero uno.
giù di tono l'energia con Marte in dodicesima casa avversato da Saturno e Nettuno, se vi sentite spappolati ora sapete perché. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 8, benessere, 5. Scorpione. Cari Scorpione, fino a domani, mercoledì 23 agosto, avrete modo di rilassarvi e recuperare tutte le energie perse di recente. Queste sono ore importanti prima di gettarvi a capofitto in un futuro che non vedete l'ora di scoprire cosa vi riserverà. Il vostro carattere riservato, arguto, spesso che non vuole apparire troppo, trova oggi i canali giusti per esprimersi. La Luna, pianeta di equilibrio psichico e benessere, ospitata nel vostro segno, costituisce un elemento stabilizzatore da un punto di vista emotivo e nei rapporti familiari e interpersonali. La vostra forma mentale appare ottima, come decreta Mercurio, pianeta dell'intelligenza, in transito felice nel segno amico della Vergine. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Sagittario. Cari Sagittario, la seconda parte di questa settimana di fine agosto vi aiuterà a recuperare forma e buone idee, nel frattempo cercate di non strafare e di limitarvi al minimo indispensabile. Da giovedì in poi l'amore sarà più valido e ne beneficeranno sia le relazioni sia i nuovi incontri, è il momento di inserire una marcia in più in ambito sentimentale. Venere e il Sole vi guardano sorridenti da Leone. Il vostro temperamento ottimistico, espansivo, protagonistico, per molti versi avrà modo di esprimersi alla grande. E il gioco dei transiti planetari mostra uno scorrere sereno della giornata. Buona la forma psicofisica, specie se siete nati in dicembre e qualora siate tuttora in vacanza. L'amore vien viaggiando recita il proverbio e sempre viaggiando, a fine vacanza, se ne va lasciandovi in cuore tanta amarezza. Ecco perché siete così nervosi, addirittura intrattabili, parole di Marte allo Zenith, re della tensione e dell'emicrania, per giunta opposto a Saturno e Nettuno. Malumori dunque in famiglia e sul lavoro, superabili se siete una semplice pedina dello staff, ma se il vostro ruolo è ai vertici. Si salvi chi può, strillate direttive a destra e a manca, senza accorgervi che nessuno vi sta più ad ascoltare. Premio di consolazione, bellezza e salute Venere e il vostro astro guida Giove non vi piantano in asso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, la fatica si fa sentire, e non poco, ma siete comunque in netto recupero. La seconda parte del 2023 sarà un po' agitata e stressante, però regalerà anche premi e vi garantirà un'uscita da vincitori se dovete affrontare situazioni di un certo peso. Luna, Sole e Mercurio, Giove, Saturno, Marte e Nettuno, Urano e Plutone si danno appuntamento nell'arco di tutte e tre le decadi, quest'oggi e vi infondono vitalità, allegria e un bel senso dell'umorismo con cui allieterete chi vi starà accanto. In famiglia sono molto positivi i rapporti genitori, figli e anche quelli tra fratelli e sorelle, improntati, questi ultimi, a complicità e affetto. Solo chi di voi nasca in dicembre, avrà una giornata piuttosto faticosa per via di un problema da risolvere con i propri conviventi. Ma niente di veramente preoccupante, il buon senso pratico vi verrà in soccorso permettendo di superare ogni complicazione o piccolo inciampo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 8, benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, i nati sotto questo segno sono generalmente socievoli e aperti, tuttavia in questi giorni si stanno chiudendo in uno strano mutismo. Cosa succede? Giove in Toro vi obbliga a muovervi seguendo tempi e ritmi ponderati, sia in famiglia sia che se abbiate ripreso la vostra attività consueta. Voi non vi lasciate tanto facilmente imbrigliare, complice la svagata atmosfera post-vacanziera, irrequieti e scanzonati come siete. Saturno vi aiuta a soprassedere su alcune critiche che vi vengono mosse da un familiare, se siete nati in gennaio.
quadro dei transiti che manifesta qualche piccolo disturbo, ma solo per mettere un po' di sale e pepe all'esistenza. Giornata no questo mercoledì sotto il tiro incrociato di Venere Micione anche all'opposizione ma in quadratura alla Luna e a Giove che se le suonano di santa ragione. Aggiungeteci Saturno e Nettuno in seconda casa pronti a prosciugarvi il portafoglio, per giunta in aperto contrasto con Marte. Per oggi può bastare, urge moderare le ambizioni e aggiustare il tiro nelle relazioni interpersonali, non sono gli altri quelli sbagliati, mettetevelo bene in testa, il comportamento fuori luogo piuttosto è solo il vostro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 6, finanze, 6, benessere, 7. Pesci. Cari pesci, la luna in ottimo aspetto vi aiuta a pensare ad un futuro migliore, a come sistemare le cose che non vi soddisfano della vostra vita e fare le scelte giuste favorito chi vuole iniziare nuovi progetti in vista di settembre. Intelligenza, arguzia, senso dell'umorismo, saranno i vostri fiori all'occhiello, permettendovi di allontanare con facilità le tristezze vostre e quelle altrui. In famiglia collaborerete a mettere insieme le energie di alcuni conviventi, con l'intento di costruire un ambizioso progetto in comune. La Luna nel segno amico dello Scorpione vi regala una giornata positiva in cui il vostro carattere sensibile, emotivo e profondo avrà modo di esprimersi alla grande e con un certo piglio coinvolgente sugli altri. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 10, finanze, 7. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.